Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tutorial. Andiamo in cucina e realizziamo le girelle ricotta e spinaci. È un antipasto. Io li faccio ricotta e spinaci, però voi potete fare qualsiasi tipo di ripieno. Potete anche farle dolci se volete. Quindi è veramente una cosa molto semplice da fare e che si può veramente variare in tutti i modi. È veramente una cosa semplicissima. Io ve la farò vedere ancora più facile perché utilizzeremo un foglio, diciamo, di pasta brisée già pronta, quindi non andrò neanche a realizzare quella, ma questo perché voglio che questo video sia utile anche a quelle persone che non hanno assolutamente voglia di cucinare e non sono assolutamente capaci a cucinare. Quindi diciamo che andiamo ad assemblare insieme degli ingredienti e a dare una forma un pochino particolare che sia carina poi da presentare in tavola. Quindi questo non è un video per grandi chef, assolutamente no, ma è un video rivolto a chi non sa cucinare, a chi non ne ha voglia, a chi vuole fare presto, ma vuole un'idea carina da presentare a tavola. Quindi, detto questo, perché comunque ci tenevo a fare questa premessa, perché a volte sotto i video di cucina vengono fuori dei commenti di persone che si aspettano di vedere magari dei video da chef, ma in realtà io non sono una chef, voglio solo condividere una ricetta, quindi questa volta faccio la premessa, ve lo dico e andiamo in cucina però adesso perché ho parlato abbastanza. Questa è la ricetta in assoluto più semplice da realizzare. Dovrete prendere un ripieno di ricotta e spinaci, io l'ho già preparato per fare prima, un disco di pasta brisée. Andate a posizionare sopra il ripieno e lo stendete su tutta la superficie del disco di pasta brisée, avendo cura di distribuirlo in modo abbastanza uniforme, abbastanza omogeneo, ma senza andare a riempire troppo i bordi, perché se voi andate a spalmare troppo i bordi, poi succederà che vi fuoriesce. Quindi lasciate magari un dito, non di più, sul bordo esterno. Chiedo scusa anche per i rumori, so che si sentono tantissimo, ma qui è caldo, devo tenere le finestre aperte, stanno facendo lavori ovunque, perché ovviamente quando io registro un video devono iniziare tutti i lavori da tutte le parti, c'era silenzio fino a 5 minuti fa. Comunque, pazienza. Una volta che avrete steso tutto il ripieno, andate semplicemente ad arrotolarlo. Quindi partite da qui e lo arrotolate in questo modo. Così, in modo molto 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 semplice. Ecco qua. Andate a premere un pochino così, in modo da appiattirlo un po'. Adesso con un coltello, possibilmente non seghettato perché magari riesce meglio, andate a tagliare delle piccole fette. Ecco che in pochi minuti è tutto pronto. Li mettete in questo modo, girati con il ripieno verso l'alto e andate a cuocerli in forno alla massima temperatura per circa 20 minuti. Se invece che la pasta brisée usate la pasta sfoglia, fate attenzione perché la pasta sfoglia tende a lievitare. Quindi cercate di metterli ad una distanza opportuna, altrimenti poi si attaccano tutti uno con l'altro. Queste sono le girelle di ricotta e spinaci pronte, quindi questo è il risultato. Cerco di avvicinarlo in modo che voi possiate vederle meglio. Sono così e vi assicuro che sono veramente buone, ottime, soprattutto come antipasto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.